21 su Rai Sat Extra. Serate a tutti, benvenuti, benvenuti nell'Ipespazio, da cui vi salutano sia sottoscritto che News Art. E dopo tutte le puntate, dopo gli speciali, dopo le puntate brevi di 20 minuti, dopo gli speciali sulla catastrofe, dopo tutto un insieme di strane puntate che abbiamo avuto da un mese a questa parte, torniamo questa sera al nostro abituale formato di show, di spettacolo e musica da vedere. Questa sera, per cominciare il programma, Toya. Benvenuti in territorio di Video Hit,
La visita questa settimana prende una conformazione leggermente diversa rispetto a quella abituale che voi conoscevate ormai da molto tempo, ovvero non più i primi 10 video in classifica, i più votati, i preferiti, i più belli, i più spettacolari, ma i primi 15. Questo anche per dare un po' di spazio alla musica italiana. Abbiamo deciso che i primi 5 video siano appunto italiani, generalmente realizzati da noi, e invece poi naturalmente la corsa fino al primo posto con i 10 migliori video stranieri. Questo anche perché succede che, per esempio, arrivano delle situazioni del genere sul nostro tavolo. Tipo un traetti, le cartoline pesano. Un traetti di cartoline vengono tutte da Rosignano Solvay, qualcuna da Castiglioncello, credo che si sia mobilitato un intero paese, e una trentina, una quarantina di grammi di lettere, queste vengono da Taranto, anche lì probabilmente c'è stata una mobilitazione, tutte per votare un signore che si chiama Mimmo Cavallo. Allora io non so bene che cosa succeda né a Rosignano Solvay Castiglioncello né in provincia di Taranto a proposito di Mimmo Cavallo. Comunque una grande organizzazione la sua, non che noi non ce ne accorgiamo, però non male come organizzazione. Andiamo a vederceli questi video. Naturalmente troverete il vostro eroe in classifica, non solo perché c'erano tutte queste lettere, ma perché naturalmente anche un po' di altra gente l'ha votato. A partire dal numero 15, allora, questa settimana, questo è Fabio Concato. Ricordava tanto un'ampia prima serie e accarezzava piano la sua borsa in finta pelle e la teneva stretta tra le mani, pregando il Signore che arrivasse presto domani. Forse c'è una stella dentro quella borsa, vorresti farmela vedere e dividere la tua gioia. 14° posto, un'altra ragazzina avviata verso una sorte men che felice. Questo è Alan Sorrenti, Angeli di Strada. Tredicesimo posto, un secondo sport per il nostro tuffatore, questo è Flavio Giurato, impegnato nel tennis del torneo di Orbetello. Tu sei una giornata di riposo, dove si comprano i giornali, e per quanto ti sento, e per quanto ti vedo, tu sei una gioia personale, che scroscia all'improvviso, e quando arrivi te, e quando ti avvicini mi si allargano le spalle e mi spuntano le ali di Colombier e del suo giallo aquilone, la calma degli insegnamenti e le salite della precisione. Dopo le gocce di sudore più duro e gli incidenti della preparazione, le ali della piccola Wendy nella giusta posizione. 12° posto, lui è stato il nostro ospite fisso per 10 trasmissioni. Questa è una riedizione di un vecchio pezzo di Duke Ellington che si chiama Caravan, e lui è Tony Esposito. Thank you.
Ultimo degli italiani in programma di questa prima parte della Video Hit, la seconda la vedrete dopo il profilo centrale, ha avuto il vostro eroe, questo è Mimmo Cavallo, Invogliamoci bene. Il nuovo sole ci daranno quel tocco di classe che ci vuole. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male, vogliamoci bene, che sia naturale, fa tutta la gente, vogliamoci bene veramente. Quanti figli crescono, si vedono in giro volti regolari e macchine dalle forme signorili. Dopo ogni crocefissione c'è una caduta di tensione, dicono gli esperti. Eravamo tutti sul fronte, non ce ne siamo accorti. Da giovedì a sabato scorso si è svolto a Sanremo il Festival della Canzone Italiana. Certo, non è una manifestazione affatto vicina allo stile né ai contenuti musicali di Mr. Fantasy, non è nemmeno una trasmissione che ci coinvolga più di tanto, se non per il fatto che magari alcune facce che da noi sono abbastanza conosciute, che sono già passate, possono andare di fronte a una platea così grande per cercare l'affermazione di massa. Però anche noi abbiamo un nostro modo di vedere il festival, magari attraverso gli occhi di un personaggio che da noi è di casa, mentre magari invece in un contesto del genere è un essere assolutamente alieno. Il suo nome, Peter Gabriel. E tu chi sei? Io sono Mr. Fantasy. Mr. Fantasy. Dove siamo? Siamo a Sanremo. Sanremo. Siamo in Italia. È difficile spiegarti. Siamo vicini a Roma. Io non so se... Tu da dove vieni? Da lontano, lontano. Che cos'è il festival? Il festival di Sanremo è un grosso avvenimento, ci sono tutti, ci sono i cantanti, ci sono i fans dei cantanti, ci sono i discografici, i fotografi, c'è la televisione, c'è quasi tutta l'Italia al festival di Sanremo. Ma non stai bene? Che cos'è? Paura. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Il Festival di Sanremo è una cosa per famiglie, vedi? Tutte le famiglie italiane guardano il Festival di Sanremo. È un grande avvenimento, ci sono i bambini, ci sono i grandi. Li guardano tutti, non devi avere paura. C'è molta confusione, ma non è da avere paura. Perché vedi Peter, Sanremo, sì, è un festival, è un grosso avvenimento, è una gara, ci sono... è una competizione. But if it's a competition, you must have a win.
Sì, c'è un vincitore, però c'è più di una maniera di vincere a Sanremo, perché anche il fatto di fare un passaggio, due passaggi in televisione, è una vittoria in un certo senso, perché è un fatto di pubblicità. Ma perché? Dove stai tu? Non avete festival? In my country, we have circus. All the animals are winning. All the animals are winning. Ah, no, qui solo uno è felice alla fine, solo uno vince. Dietro il palco, allora da sopra si canta. Che cosa? Il festival è dove cantano tutti, anch'io canto, sono la più piccola. E poi cantiamo lì davanti, tu non devi aver paura, vieni con me. Adesso io ti faccio vedere tutti gli altri cantanti, te li faccio conoscere. Sono molto simpatici, sai, vedrai che bello, è divertente, è vero? E fuori d'ogni tempo tiene ancora il sentimento. Giorno e notte, notte e giorno, sempre con te. Anche se più adesso il mondo è sempre con te. I consigli di tua mamma. Lasciatemi cantare. Italiano vero. Avrò colori e poi far finta tanti amori. Sarà la doccia righe calde che ti bacio. Devo dirti che te lo dico. Forse io ti abbia incontrato nel passato e non ti abbia riconosciuto, come è anche possibile che magari io ti rincontri in un domani e non ti riconosco perché la tua faccia è cambiata. In truth, this is a place I have been many times before, and I have been close to the people, and I feel at home here. I will come back. Con Shock the Monkey, Peter Gabriel.
Quelli che vedete sono i titoli del film che Mr. Fantasy presenta in esclusiva sabato 26 febbraio alle ore 18:50. Il film si chiama Battiato verso l'Arca di Noè, girato da Battiato stesso con l'aiuto di un regista nel deserto tunisino. E quindi vi rimando all'appuntamento sabato 26 febbraio alle ore 18:50, unica apparizione per il 1983 di Franco Battiato alla televisione. Benvenuti in territorio di Seconda Video Hit. Da questa settimana abbiamo spezzato la Video Hit in due parti, la prima a 5 posti sugli italiani, la seconda invece a 10 posti sugli internazionali come al solito, quindi ancora più musica da vedere da questa settimana. È successa una cosa abbastanza, forse inaspettata anche, comunque molto molto piacevole. Un paio di settimane fa noi abbiamo mostrato tutta una serie di lettere veramente da vedere. Sono cominciate, o sono perlomeno, si può dire, continuate ad arrivare ancora più lettere e veramente spettacolari, strepitose come si direbbe. Io credo che veramente stiamo dando stimolo, o perlomeno voi state dimostrando che c'è veramente molto interesse verso fare delle cose molto preziose graficamente, oltre che contenutisticamente. Io posso solo dire continuate a mandarle, perché veramente ormai la lettura della posta non è più semplicemente un sapere che cosa vi succede, ma è veramente vedere le vostre espressioni grafiche, e questo è veramente delizioso e interessante insieme. Questa volta, questa settimana c'è una lettera che si lega un attimo a quello che stava andando in onda prima. Caro Mr. Fantasy, la data è la galassia interspaziale 21 gennaio 83. La tua trasmissione è stravolgente, ci lascia ogni volta a bocca aperta. Siamo un po' seccati dal fatto che le ultime puntate sono andate in onda così tardi, così brevi e senza video hit. Inoltre sarebbe meglio che la trasmissione cominciasse prima, dato che dobbiamo andare a letto presto, un affezionato nottambulo. Che questa, d'ora in poi apriamo le video hit con queste lettere da vedere, tutto per far vedere anche agli altri telespettatori che cosa succede nelle altre case verso le 11:30, mezzanotte, più o meno nell'ora fra il TG della notte e l'alba. Viale Mazzini 14, 00195 rimane il nostro indirizzo qui a Mr. Fantasy per continuare a mandarci un po' di lettere da vedere. Noi invece abbiamo un po' di musica da vedere, da farvi vedere. Questa è una video dance hit, 10° posto, questo si chiama Man at Work, Who Can It Be Now? Saliamo di un posto, un po' di follia da Akron, Ohio. Questi sono i Devo con Peekaboo. You do,
Allora, prendete 6 modelle da quella che potrebbe essere una boutique, una vetrina di una boutique, dategli una base di queste un po' africaneggianti, otterrete le Toto Cielo con I Eat Cannibal. I can't resist. Healthy recipe, what you got is good for me. Altre 5 ragazze scatenate, 5 ragazzine deliziose, si chiamano Go-Go's, loro arrivano da Los Angeles. Il pezzo si chiama Get Up and Go. Delizioso quadretto per un alfabeto che viene sempre più votato, di ABC, questo è The Look of Love. Then you judge the look by the love, I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Saliamo di un altro posto ancora, questo è il bacio della pantera, lungamente rincorsa, Duran Duran, Hungry Like. Le proteste che il Culture Club è stato tagliato anche nella replica. Troviamolo per un po' di tempo nella video hit, Boy George is with Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Believe me, if it's true, you do not know.
Siamo arrivati in alto, finalmente. Kid Creole, The Coconuts, Stupid. And he took a walk with his crooked friends, and they joked about the good old days, and he recorded it on a reel of tape. He caught the mug who did the forgery, and the babe in charge of larceny. So the FBI, they rewarded him, because they like a guy who will stab a prank. Signore e signori, l'inevitabile è successo. I Tom Tom Club hanno sfondato il tetto della classifica e al numero uno ci troviamo The Clash, The Rock and the Casbah. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. The bellow when they brought out the electric cannon. The local guitar picking up. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wait. Studio di Mr. Fantasy questa sera c'è un personaggio abbastanza importante della scena rock degli ultimi anni, Joe Jackson, 28 anni, era uscito nel 1979 con un album che si chiamava Look Sharp ed era un po' uno dei dischi più importanti di tutto quello che è venuto dopo il punk, quindi molta energia iniziale però anche contenuti abbastanza graffianti e abbastanza interessanti. Joe è maturato, ha fatto 5 album sempre diversi uno dall'altro, l'ultimo album si chiama Night and Day, notte e giorno, e l'ambientazione ricorda un po' questo grattacielo, perché l'ambientazione è New York, dove lui si è trasferito per qualche mese l'anno scorso. Che cosa offre come città New York che non poteva offrire Londra? London's very depressing nowadays. Londra è molto deprimente oggi, ha una specie di feeling negativo, mentre New York ce l'ha molto positivo, e per me significa molto. Per me come persona, a me piace stare alzato fino a tardi e avere la libertà di fare quello che voglio quando ne ho voglia. Dal punto di vista musicale, New York offre molto di più, puoi trovarci svariati tipi di musica, più che in qualsiasi altra parte del mondo. La tua tendenza negli ultimi anni è stata proprio di raccogliere queste musiche molto diverse. Come mai questa grande spazialità, cioè questa grande apertura? È solo per come sono io. Io ho una mente aperta e tengo aperte anche le mie orecchie e assorbo la musica come una spugna. Sono sempre stato interessato ai diversi tipi di musica. Quando avevo 14 anni ascoltavo Beethoven tutto il tempo. Al jazz sono arrivato a 16 anni e poi sono tornato al rock and roll. Sono sempre stato affascinato dai diversi tipi di musica e ho sempre voluto imparare. Piuttosto che dire mi piace o non mi piace, preferisco studiare e imparare diversi generi musicali. Fascinated by different kinds of music and always wanted to learn about them rather than just say oh, I like it or I don't like it, to actually study and learn about different kinds of music, you know. Un altro dei tuoi punti forti per quanto riguarda le tue canzoni sono i testi, che sono sempre stati abbastanza significativi, sufficientemente ironici e sarcastici. In particolare ricordo un pezzo che si chiamava Battleground, terreno di battaglia, sullo scontro fra i ragazzi bianchi e i ragazzi neri,
c'è un pezzo in quest'album che si chiama The Real Man, gli uomini veri, che adesso vedremo fra un poco in video, che parla appunto del problema del crescere. C'è sempre questo, un po' questo contrasto fra gente diversa nelle tue canzoni. Suppongo che sia perché una delle cose che non posso sopportare al mondo sono la mentalità ristretta e l'intolleranza. Io scrivo solo delle cose di cui posso parlare, su cui mi sento forte. Così molte mie canzoni hanno molto humor, non sono sempre mortalmente serie, non sono tutte a proposito di Dio, il mondo è così terribile. Quello che mi fa arrabbiare e quello che mi fa ridere. Beh, beh, scrivo di tutto questo, di tutto quello che mi succede. Due parole per introdurre The Real Man. Come posso introdurlo? Questa è una canzone che parla di come la gente sia sicura di come deve essere un uomo, mentre in realtà è difficile essere così sicuri. È una canzone a proposito della confusione, è abbastanza triste, dice siamo andati avanti ma non così velocemente quanto credevamo. Tu dove stai come punto di riferimento in tutto questo crescere? Probabilmente proprio nel mezzo. Allora, Joe Jackson, questo è il primo dei due video, si chiama The Real Man, gli uomini veri. Oh,
L'appuntamento è esattamente fra una settimana. Vi lasciamo in compagnia di una sigla finale da molto tempo aspettata da molte persone, invocata e finalmente arrivata già dalla puntata di 3 settimane fa. Allora, siamo arrivati al gran finale. Questi sono i Beatles, come venivano chiamati tutti e quattro insieme in un film che si chiamava Hard Day's Night, La notte di un duro giorno. In italiano si chiamava Tutti per uno e dava questa idea del gruppo compatto che andava alla scoperta di un mondo nuovo, se volete. Ed era un po' un mondo nuovo quello che presentavano i Beatles. Questo è un film un po' strano. È un film fatto da Richard Lester, che è stato per molto tempo uno dei loro registi preferiti. Ha fatto anche un film con John Lennon, How I Won the War. Ed è una strana visione da dietro le quinte, questo film, perché in realtà mostra un film nel film, cioè mostra i Beatles come erano, come forse potevano essere, o forse come la gente immaginava che loro fossero quando non erano sul palco, quando erano nel privato. Naturalmente c'è molto umorismo britannico, cioè quell'umorismo un po' freddo, un po' deadpan, come si chiama, no? Che vuol dire fare le battute rimanendo perfettamente seri. C'è un po' di tocco di surrealismo, ci sono tante cose che succedono, tanti piccoli tocchi deliziosi che ci riportano non solo indietro di 20 anni, perché il film è esattamente di 18 anni fa, 17 anni fa, 1964, ci riportano anche indietro musicalmente, ci riportano anche indietro a un'epoca che molto probabilmente non tornerà più, ed è giusto che sia anche così. Beatles, allora, per chiudere, il pezzo di questa sera è una delle loro cose più romantiche. Si chiama If I Fell in Love with You, se cadessi innamorato. Mr. Fantasy è tornato, il programma si chiama Mr. Fantasy Reload and Rewind, e lo potete